provinciale ci ha tenuto in modo particolare, lo ringraziamo perché ha voluto proprio con insistenza fare questa festa per iniziare un percorso di 5 anni da adesso fino al 2028, quando celebreremo i 500 anni della nostra nascita, e nel 2028 andremo anche in Kenya a festeggiare, no? Cerchiamo di cucinare da giù, ecco, veniamo a cucinare da giù. Ma proprio 500 anni della nostra nascita, e quindi è importante, sono 500 anni. E noi cappuccini siamo contenti di questo, perché qui siamo nati, da qui veniamo, e tutto quello che siamo, tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo a questo luogo. A questo luogo dove Caterina Cito, la duchessa di Camerino, ha tolto questi primi fraticelli usciti dall'osservanza, li ha accolti perché erano venuti qui questi fraticelli ad assistere gli appestati. A Camerino c'era una grande peste e loro stavano verso Cingoli, avevano cominciato la loro esperienza, sono venuti qui in questa zona a mettersi a servizio delle persone che erano appestate dalla lepra, c'era una forte lepra. La duchessa Caterina Cipo mi è rimasta così affascinata da questi buoni frati che gli ha preso sotto la sua protezione, gli ha dato questo luogo che ha ottenuto dal Papa, che era i nipoti, lo zio di Caterina Cipo, ha ottenuto la bolla di approvazione dei frati minori cappuccini. Beh, noi siamo i suoi, noi siamo questi, siamo frati cappuccini. E allora oggi per noi è la festa di questa scintilla che ha dato origine a tutto. E allora vogliamo, in questa chiesa vogliamo metterci alla presenza del Padre e domandare perdono per tutte le nostre mancanze. E pregare perché questa, la nostra spiritualità sia una spiritualità sempre più a vantaggio dell'uomo. I cappuccini hanno messo sempre al centro l'uomo, nella loro predicazione, nel loro servizio, l'uomo come fratello, l'uomo come persona da aiutare e di camminare insieme con lui. Noi dobbiamo fare questo, anche la nostra piccola attività che facciamo, che voi ci date una mano in questa attività, è proprio questo segno, il segno che noi vogliamo essere vicino alle persone più bisognose, che soffrono. Tutto quello che facciamo è questo segno. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, ti chiedo. Cristo, che fai festa per ogni peccatore, benedetto Cristo Rei, Signore.